troviamo di fronte alla facciata del Duomo di Mantova, la grande cattedrale cittadina. Attualmente vede questa facciata solenne voluta nel 1759, ma all'interno è uno scrigno assolutamente rinascimentale. Insieme alla struttura voluta da Giulio Romano e realizzata intorno alla metà del Cinquecento, succede poi la zona absidale. Proprio qui troviamo uno dei trionfi dei massimi artisti che hanno lavorato a Mantova a inizio Seicento, Antonio Maria Viani, che dipinge nell'abside, nel catino absidale, la gloria della Santissima Trinità. A 15 anni del restauro è ancora un tesoro da vedere e da scoprire. Troviamo nella solenne abside del Duomo di Mantova. La parte delle pareti attorno a me è chiaramente fatta in ambito neoclassico, con i quadri che sono riportati da altre chiese, in particolare dalla chiesa dei Filippini, distrutta durante l'ultima guerra mondiale da un bombardamento. Invece, nel catino che è sopra di noi, è questa gloria della Santissima Trinità con la Vergine, con San Giovanni Battista e con l'ostensione degli strumenti della Passione, che fu restaurata 15 anni fa dalla ditta Billoni Negri e che tuttora si mantiene splendida nel tempo e che è uno dei capolavori del barocco mantovano. L'abside si deve ad una figura insigne dell'arte di questo periodo, in particolare Antonio Maria Viani, cremonese di formazione. Poi, grazie all'amicizia con i conti Lodron, viene invitato a Monaco, anche insieme a artisti della caratura di Lambert Sustris, per decorare la residence di Monaco, appunto. Nel 1591 incontra Vincenzo Gonzaga. Il grande duca di Mantova lo chiama in città e a lui affida due incarichi fondamentalmente. Cioè, il primo quello di pittore, e infatti nel 1593, 94, 95 comincerà tutta una serie di opere che rimangono dei capisaldi nella pittura mantovana e non solo del periodo, per esempio dal San Michele al Sant'Ippolito che c'è nella Cappella Gazzolda delle Grazie. Ma successivamente diventa, dal 1595 in poi, anche prefetto delle fabbriche ducali. Ecco dunque che pian piano dovrà lasciare quella che è la sua grande passione della pittura, anche perché al suo fianco troviamo poi figure come Rubens e successivamente Fetti, e quindi si dovrà sempre più avvalere di artisti forse di minore forza, minore caratura, che dovranno aiutarlo nelle opere di sua invenzione, come ad esempio Orazio Lamberti. Ormai lontano nel tempo, questo era l'aspetto della volta absidale prima del restauro. Secoli di sporco, polvere e fumo ne oscuravano il nobile aspetto. Nel contesto della lunga campagna di restauri che ha restituito la bellezza al Duomo cittadino, particolarmente significativo è stato l'intervento che dal maggio al dicembre del 1996 ha donato alla volta dell'abside luce e colore. Le mani esperte dei restauratori Giuseppe Billoni e Marco Negri, coadiuvati dalla loro equipe, hanno ridato vita ai 183 metri quadrati di dipinti che costituiscono la gloria della cattedrale di Mantova. I lavori, finanziati dalla Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, furono diretti dalla Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici per le province di Mantova, Cremona e Brescia. Per 8 mesi, nell'abside del Duomo, si è accampato un enorme ponteggio. In breve, si poteva scendere direttamente tra gli angeli del Paradiso. Thank you.
Il lavoro svolto ha avuto come obiettivo precipuo la salvaguardia dell'affresco del Viane e la sua fruibilità, il recupero delle cromie offuscate da patine di sporco, polvere e smog. Dopo aver fatto riaderire, ove necessario, attraverso iniezioni di legante l'intonaco al paramento murario, si è potuto intervenire sulla pellicola pittorica. Per proteggere ulteriormente il dipinto, si è scelto di coprirlo con una velina di carta per restauro, come difesa contro ogni azione meccanica e come filtro, attraverso il quale lo sporco, sotto il lavaggio a spugna, è spurgato all'esterno. Il momento della pulitura vera e propria si è svolto attraverso degli impacchi applicati all'affresco. Non deve sorprendere. Se non sono stati realizzati particolari a secco, l'affresco stesso risulta perfettamente stabile all'acqua. È questo, pertanto, il veicolo necessario per la sospensione e l'estrazione dello sporco che si è depositato nel corso dei secoli sul dipinto. La tecnica utilizzata per ammorbidire e asportare polvere, fumo e smog è quella degli impacchi di carbonato d'ammonio disciolto in acqua distillata e veicolato sulla parete tramite la polpa di carta. Si ottiene una sorta di pappina che viene distesa sull'affresco, protetto dalla velina, per circa 30 minuti. Trascorso tale periodo di tempo, la polpa di cellulosa viene asportata e attraverso la velina, che rimane sull'affresco, si lava il dipinto con acqua distillata. Questo intervento permette di asportare lo sporco. Le impurità, infatti, filtrano attraverso la velina e vengono rimosse con la spugnatura. Il passo successivo consiste nel liberare il dipinto e rifinire la punitura. Si provvede a strappare la velina e si porta alla luce l'affresco, la cui detersione viene rifinita a spugna o a pennello con applicazioni localizzate. I colori della pittura seicentesca appaiono ancora inscuriti, ma nel contempo esaltati dall'acqua distillata utilizzata per l'intervento. È una sorpresa notare particolari che precedentemente, sotto lo strato di sporco, polvere e fumi di candela, risultavano offuscati, se non nascosti, per secoli ad ogni sguardo. In alcuni punti, lo sporco persistente è stato indebolito, ma non completamente rimosso dall'intervento svolto fino a questo punto. Si provvede quindi a rifinire l'opera di restauro, specie in coincidenza con i punti o con le aree che appaiono nettamente più scure. Attraverso la spugna o con il pennello si ripassano le zone dell'affresco sulle quali è aggrappato lo sporco tenace, asportandolo definitivamente e recuperando la leggibilità dell'opera in maniera rispettosa del dipinto antico. Colori e disegni riaffiorano come da secoli occhio umano non poteva vedere. Quando l'acqua utilizzata come medium per la detersione evapora e scompare l'effetto bagnato, l'affresco appare in tutto il suo splendore e netta è la differenza con la parte del dipinto ancora sporca, che si rivela più scura e meno definita nei particolari. Alcune parti sovrapposte all'affresco antico non possono essere rimosse in questa fase della pulitura. Si tratta delle ridipinture effettuate nel corso di precedenti interventi. Specie per i colori sintetici, i più recenti tra quelli sovrammessi alla pittura seicentesca, si è provveduto ad aggiungere diluente nitro all'impacco di carbonato d'ammonio, restituendo così alla piena visibilità la superficie pittorica originale. Dopo la rimozione delle ridipinture, l'opera appare completamente visibile e libera da ogni traccia di sporco o di intervento improprio. Anche per questo mostra nel migliore dei modi ogni possibile problema di adesione che viene risolto nella fase di consolidamento. Quest'ultima interviene direttamente a livello di pellicola pittorica e rende l'opera pronta per l'integrazione che risarcirà cromaticamente le lacune. We'll be right back.
La fase del ritocco pittorico è tra le più impegnative del restauro di un dipinto, in quanto necessita di manualità, capacità di sintesi e di un approccio filologico. È un momento necessario per riproporre la perfetta leggibilità dell'immagine, evidentemente provata dal tempo, con cadute di colore, abrasioni e sovrammissioni incongrue. L'intervento deve essere perfettamente reversibile e riconoscibile. Si adotta pertanto la tecnica del rigatino. Sulle stuccature si stendono delle righe verticali di colore, perfettamente individuabili da vicino, ma appena ci si allontana, e basta qualche decimetro dal dipinto, l'effetto è quello di una perfetta integrazione dell'area trattata, che risulta indistinguibile dalle parti originali e restituisce un insieme armonico e perfettamente leggibile all'opera. Per le parti semplicemente a brase, invece, si sceglie di porre delle velature. L'intervento è realizzato con colori ad acquarello, proprio perché risultano perfettamente rimovibili nel caso dei futuri restauri, pertanto senza compromettere o falsare i dati degli interventi che verranno. L'acquerello, inoltre, risulta stabile alla luce e i colori, nel tempo, non vireranno ad altre tonalità. Il restauro dell'affresco ha, tra l'altro, consentito lo studio dell'opera. Per chi non conosce questa affascinante tecnica, va detto che nel suo nome è il suo segreto. Il pigmento viene steso quando l'intonachino è ancora fresco, permettendo al colore di penetrarlo e fissarsi, diventando perfettamente stabile e non rimovibile. Questo implica, però, che l'artista parta da un punto preciso e si occupi di un'area di limitate dimensioni, rifinendola e passando poi a quella adiacente. L'esame della superficie del dipinto ha individuato anche le tecniche con le quali il pittore ha creato l'opera. Sono state riscontrate, infatti, tracce dei disegni preparatori, ma ancor più i numerosi segni di chiodature che testimoniano l'uso di cartoni. Il pittore aveva creato sull'intonachino una sorta di reticolo sul quale aveva posizionato i cartoni, ossia ampi fogli sui quali era stato tracciato il disegno, che veniva poi riportato sulla parete attraverso una punta che, ripercorrendo i segni dell'artista, li trasferiva sulla superficie morbida retrostante. Esaminando a luce radente il dipinto, i restauratori hanno potuto costruire una vera e propria mappa delle singole giornate, delle aree dipinte di volta in volta dall'artista. Individuando i punti di sovrapposizione, è stato possibile ricostruire la nascita dell'affresco, secondo il percorso svolto da Viani all'interno dell'abside. Ben 62 sono state le giornate, 62 aree consecutive, che si leggono perfettamente sull'intonaco. Rilevando come, nella zona di unione tra una giornata e quella confinante, l'intonaco si sovrappone, è stato ricostruito l'iter seguito dai pittori nel realizzare l'opera. Proprio nel punto di sovrapposizione tra due aree dipinte, si sono ritrovate frequentemente corpose rifiniture a calce, per rendere più omogeneo il passaggio da una zona all'altra e permettere allo spettatore di godere, senza soluzione di continuità, lo spettacolo ininterrotto della volta. Nel dicembre del 1996 si è concluso l'intervento di restauro. Dopo secoli, l'idea originale di Antonio Maria Viani tornava ad essere leggibile come doveva risultare appena dopo la sua realizzazione. L'emozione era palpabile nel vedere il dipinto restituito alla sua originale bellezza. Anche il parroco, Monsignor Franco Murandi, appare estasiato dalla gloria di angeli che assiste al trionfo della Santissima Trinità. Il recupero dei toni aerei vaporosi, tipici di Viani, è il risultato definitivo del restauro. Straordinaria fu l'occasione di vedere da vicino l'enorme impianto e di apprezzare, per l'ultima volta, l'imponente ponteggio utilizzato per i restauri, con il suo complesso di scale fisse, pianerottoli, argano e due livelli di impiantito,
che consentì una nuova visione delle immagini divine e angeliche. In realtà l'abside del Duomo è un'invenzione di straordinaria leggerezza, anche di sottile ironia e di grande abilità tecnica che si vuole appunto in quella che è la grande stagione di rinnovamento del Duomo di Mantova dopo quella del periodo giuliesco, che è voluta da frate Francesco Gonzaga, vescovo di Mantova, che fa dipingere la cupola, il transetto e l'abside di Antonio Maria Viani, che è il suo capolavoro assoluto. Un trionfo barocco, un capolavoro di un'epoca forse vissuta in tono minore dalla città a causa della successiva guerra scatenata verso il 1630 per la successione ai ducati di Mantova e del Monferrato, ma che nel Duomo cittadino stava lasciando tracce di altissimo livello. La decorazione è impostata su una serie di gildi nubi, escamotage tipico di Viani, che creano lo spazio della scena attorno alla Santissima Trinità e agli angeli che si affacciano curiosi tra le forme vaporose del Paradiso o impegnati a reggere gli strumenti della Passione. Sono proprio questi a raccontare dell'estro del pittore, della sua genialità, con una mise en scène caratterizzata da pose plastiche, anatomie attente e sguardi talora ironici. Accompagnano gli angeli la croce e gli altri strumenti della Passione, che da segno di martirio diventano segni di gloria. La delicatezza dei gesti solleva le armi dei carnefici, dai chiodi alla scala, in un trionfo di panni mossi dal vento e di ali spiegate. La Vergine appare umile e regale in un tripudio di segni realizzati con le mani, simili a quelli che si usavano in teatro, e attorno una strepitosa varietà di tessuti e piume colorate di putti che nuotano nel vento. Al centro la Santissima Trinità, Dio Padre, splendido nella sua fissa severità, un volto riconoscibile tra i modelli vianeschi, regge uno scettro che certo ha più di un rimando terreno. Tutti intorno gli angeli, sorta di eccetera tra le nubi, ma anche visi che parrebbero ritratti di fanciulli, eseguiti con maestria e senso del colore, esaltato da giochi di panneggi e di tessuti che raccontano il fasto e la bellezza di un'epoca ormai lontana. Di presso è San Giovanni Battista, inginocchiato, vestito con pelo di cammello e reggente il vaticinio Ecce Agnus Dei. E ancora angeli, dai teneri incarnati, che reggono, come in gioco, altri simboli della Passione. Ecco la colonna della flagellazione, con tanto di capitello ionico, e i rovi, che appaiono più come mazzo di tralci tolti dalla campagna mantovana. Un gioco di corpi che si direbbe manifesto del barocco e nel contempo esaltazione di quella trasgressione del Rinascimento che fu il manierismo. Più in basso, sulla sinistra, i flagelli, appena riconoscibili nel gioco delle ali e dei corpi, tra incarnati accesi e più tenui, rosa quasi settecenteschi e tocchi veloci di bianco San Giovanni o latte di calce, che parrebbero quasi anticipare la scuola veneta di un secolo successiva. Una pittura aerea e di altissima dignità, completamento naturale, diremmo, della veste giuliesca del Duomo cittadino, sfarzo barocco per la gloria della cattedrale di Mantova. Ecco la corona di spine,
accompagnata dalla canna che servì a schiacciarla sulla fronte di Cristo, una canna palustre, dei laghi di Mantova o forse una pianta di mais appena giunta dalle Americhe. Un trionfo di bellezza che vince sopra il dolore della passione in un continuo volo di putti che annunciano la gloria di Dio. Poco discosto, tra fiaccole accese, appaiono le tenaglie che servirono a schiodare il corpo di Cristo dalla croce, tra ricchi gesti e volti di putti birichini, quasi fossero coinvolti in un gioco festoso, contrastando con il dolore della passione. Volti e ali dalle remiganti spiegate, come disposte a un volo tumultuoso, mentre gli angeli mostrano, vezzosi, i fiocchi bianchi che ne legano le ciocche. Angeli come segno di amore, nel quale casta si fa anche la licenziosità. Infine l'arcone, che chiude, verso la navata, l'abside di Antonio Maria Viane, dove gli angeli reggono candelieri, stole, libri della scrittura e altri oggetti liturgici, e tra questi una bandiera gonzaghesca ad indicare la committenza della decorazione e la titolarità della cattedra vescovile. Anche i signori di Mantova, dunque, tra gli angeli del paradiso. Un altro miracolo, questa volta terreno, si è compiuto.